Riassumo quanto è successo. Siamo venuti a sapere della UPSI, un'agenzia di spie gestita da un certo Larry. Per causa sua, i due potenti e malvagi gemelli, Alfa e Omega, sono scappati di prigione. Poi, come se questo non bastasse, abbiamo commesso l'errore di salvare Tammy da un nostro trasportatore e non riusciamo più a liberarcene. Abbiamo scoperto che un tempo anche mamma e papà erano spie e che sono stati proprio loro a sconfiggere i gemelli malvagi. Ecco perché Alfa e Omega ci hanno usati come esche per catturarli. Non preoccupatevi, sono sicuro che salveremo i nostri genitori. Beh, non appena saremo riusciti a salvare noi stessi. Bene ragazzi, pensiamo a un piano e molto in fretta. Facciamolo prima che il mio terrore dello spazio mi impedisca di ragionare. Allora, se riusciamo a fare in modo che le due navicelle si aggancino e ad accendere i reattori contemporaneamente, si creerebbe una spinta sufficiente a lanciarci verso la Terra. Bravo, Mark, mi sembra un'ottima idea. Ma c'è un grosso problema. Come piloteremo le navicelle? Ha ragione, non c'è alcun comando qui a bordo. Sì, è vero, ma i nostri stivali sono calamitati. Che idea! Forse ci siamo! Il piano di Mark sta funzionando! Bene, adesso cambio i collegamenti del reattore. Sfilo il cavo verde dalla presa gialla e lo metto in quella rossa. Incrociamo le dita, ragazzi! Fantastico! Ascoltate, ragazzi, ho l'impressione che ci stiamo avvicinando alla Terra un po' troppo velocemente! Sì, hai ragione, Megan. Abbiamo bisogno di assistenza per l'atterraggio. E visto che gli MPCOM non funzionano, invierò un messaggio così. Non è ancora tornato il segnale. Temo che le spie siano finite nei guai. Oh! Che rumore strano. Ma è una cosa terribile. Oh, no! Portaci in salvo, Jerry! Non appena puoi, vogliamo dire adesso! Eccoli! Ehi, guardate, Jerry ha mandato un dirigibile ad aiutarci! Ah, appena in tempo! Molto bene, adesso che siamo tornati possiamo pensare alla missione, e cioè salvare mamma e papà. Mi dispiace, ma ora il fratellino è a corta di idee. Ah, ti sembra questo il modo di comportarsi? I nostri genitori si trovano nei guai. Beh, se tu e Mark aveste evitato di farvi catturare, adesso noi non ci troveremmo in questo pasticcio. Ah sì, e se tu e Tony foste riusciti a salvarci invece di peggiorare le cose, a quest'ora saremmo qui in soggiorno con mamma e papà. Volete smettere di litigare? Ehi, Jerry, c'era bisogno di urlare in quel modo. Finché i vostri genitori saranno assenti, sarò il vostro tutore. Da oggi la Whoop si trasferisce a casa vostra. A casa nostra? Ma non ci sono le attrezzature. Ti stai sbagliando, ho portato parecchie modifiche in vostra assenza. È fantastico! Scusate ragazzi, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo tornare nel rifugio di Alfa e Omega e salvare mamma e papà, e subito. Sono quasi certo che Cal e Karen non siano più lì, Mark. Aspetta, e adesso come possiamo fare a rintracciarli? Chissà dove li hanno portati i diabolici gemelli. In questo momento non lo so, ma di certo troveremo la soluzione al problema. Non so cosa abbiate in mente, ma non la passerete liscia. Sì, vi abbiamo già fermati in passato e vi fermeremo anche stavolta. E la gente dice che siamo dei tipi strani. Questi due non sanno cosa stanno dicendo. Ehi,
Ehi, questo è il vecchio laboratorio UPSI, è il posto dove sono stati creati Alfa e Omega. Già, mi sembra di riconoscerlo. Non capisco. Perché ci avete portati qui? Siamo venuti qui perché vogliamo darvi la lezione che meritate. E presto verrete considerati le persone più malvagie dell'universo. Aspettate. Oh no! Come sta andando, Jerry? Hai già trovato qualcosa di utile? Tranne un virus sconosciuto che si sta diffondendo in tutto il pianeta, non ho trovato nient'altro. Oh, è così frustrante. È insopportabile per delle spie come noi rimanere qui senza fare nulla. Ah, che seccatura. Avevate appuntamento con qualcuno? Ragazzi, siete in soggiorno? Sono io, Tammy, la migliore amica che si possa desiderare. Oh no, come facciamo a liberarcene? Stiamo zitti, se non facciamo rumore magari se ne andrà. Non avete sentito? Sono io, ciao! Oh, ciao, Tammy, che cosa fai da queste parti? Niente, volevo solo salutarvi. Gli amici non hanno mai bisogno di avvertire per fare una visita. Ma guarda, chi è il signore anziano, il nonno? Con il tuo permesso mi presento, mi chiamo Jerry e sono il... Maggiordomo, è evidente. No, se vuoi saperlo, non sono il maggiordomo. Maggiordomo, domestico, servitore, è lo stesso. Hai un aspetto davvero professionale. E adesso che cosa ne diresti di raggiungere la cucina e di prepararci un gustoso spuntino? Sì, d'accordo. Oh, non è possibile, questa non ci voleva. Sentite, dopo lo spuntino andiamo al centro commerciale. Vi aiuterò a scegliere scarpe alla moda e un buon taglio di capelli. Sì, è una buona idea. Comincia ad andare avanti, ti raggiungiamo dopo. Sai, dobbiamo ancora finire i compiti. D'accordo. Grazie, Jerry, tu ci hai salvato la vita. Sì, ci hai sbarazzato di quella seccatrice. Spie, mi è appena giunta notizia di nuovi incidenti in diverse città del mondo. Non preoccuparti, tutore Jerry, ci penseremo noi. È quello che spero. Io credo che questi incidenti siano causati dai malvagi gemelli. Così troveremo i nostri genitori. Coraggio, ragazzi! Ha! 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 Yeah! Mi sembra un modo insolito di fare irruzione in una banca, però è molto efficace. Devono essere dei criminali spietati a giudicare dai loro metodi così brutali. Un motivo in più per usare la massima prudenza. Entriamo! Da quella parte. Fermi, siete in arresto! Mamma, papà, ma che state facendo qui? Stiamo distruggendo tutto e non sarete certo voi a fermarci. Ehi, andateci piano, siamo i vostri figli, ricordate? Chi siete voi non ha alcuna importanza, abbiamo un lavoro da svolgere. Adesso! Cosa siamo venuti a fare qui, per evitare che si formino degli ingorghi? Beh, non credo che si tratti di un traffico normale. Guarda laggiù. Caspita, il ponte è distrutto! Presto, se non facciamo qualcosa, quelle auto cadranno di sotto! Agganciamole, presto! Stasera posso anche fare a meno di andare in palestra? Quel ponte non può essere crollato da solo. È sicuramente opera di qualcuno. Mamma, papà, ma che cosa stanno facendo? Sta attenta, presto, saltiamo giù! Ragazzi, non ci posso credere. Abbiamo trovato mamma e papà, però sono fuori di testa. Capito. Devono essere dei sosia perché li abbiamo anche qui da noi. Ma si comportano come se non ci conoscessero. Hanno appena fatto irruzione in una banca e adesso vogliono toglierci di mezzo. Dobbiamo andare.
Questo è il momento! Spostati! Guarda, che cosa sono questi segni? Quelli sono i simboli di Alfa e Omega. Questi non sono i nostri genitori, devono essere dei cloni o qualcosa del genere. Ho perso il contatto visivo. Tu riesci a vedere dove sono? Lì! Ma... perché vi comportate in quel modo? Io sono la vostra unica figlia, non è giusto che voi mi facciate del male! Se siete i nostri genitori mi dispiace, ma se non lo siete vi meritate questo! Siete soltanto due impostori. Cosa avete fatto a mamma e papà? Questo dovreste chiederlo ad Alfa e Omega. Auguratevi che stiano bene, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Su, coraggio, lì. Andiamo a cercare mamma e papà. Beh, se i due diabolici gemelli sono riusciti a creare dei cloni, vuol dire che hanno un laboratorio molto avanzato. Però non c'era il tempo per attrezzare un simile laboratorio. Sì, hai ragione. Mancava il tempo. Secondo me hanno usato il laboratorio in cui sono stati creati. Ehi, dove sarà Larry? Ci farebbe molto comodo. Non saprei dirvelo. È un tipo strano. Sicuramente non è fra gli agenti più coraggiosi. Forse si è nascosto. Imposta la rotta sul laboratorio, Jerry. Già fatto. Fra l'altro, ho preparato dei supporti abbinando le tecnologie Whoopsie e Whoop, come il ricostituente bioidratante. Quindi abbiamo la bomba ad effetto super incollante e l'eco skateboard con propulsione turbo. Fantastici! C'è qualcosa di ecologico in questi nuovi supporti. Sicuramente è l'influenza della Upsi. Forse. Comunque siamo pronti. In bocca al lupo, spie. Vi attende un'importantissima missione. Dovete farvi onore. Ci puoi contare, Jerry. Non commetteremo alcun errore. Su, andiamo, ragazzi. Ah! È importante entrare nel laboratorio inosservati. Vedete punti d'accesso? Perché non restate qui fuori a giocare con noi, invece di voler entrare? Oh, caspita! Ma quanti cloni hanno creato i gemelli? Avere più di una coppia di genitori è molto impegnativo. Guardate, funziona! Si stanno ritirando! Ehi, fermi! Lasciatemi in pace! Ma si può sapere che cosa volete da me? Ehi, ragazzi, perché queste persone ce l'hanno proprio con me? Io non ho fatto niente! Dobbiamo farla allontanare da qui o manderà in fumo la nostra missione. Bene, tu e Lee andate dentro a cercare mamma e papà. Noi ci occupiamo di Tammy e dei cloni. Ehi, Tammy, ti va di fare un giro sul mio nuovo skateboard? Non sono molto brava ad andare sullo skateboard. Comunque ci proverò. Così ci lascerà tranquilli per un po' di tempo. Ho impostato come destinazione il Sud America. Peccato non poter mandare in Sud America anche questi cloni. Via libera. Ehi, guarda, eccoli i gemelli Alfa e Omega. Osserva lo spettacolo. Io non ho mai potuto vedere quella detestabile Torre Eiffel. E io ho sempre pensato che la Grande Muraglia cinese fosse una bruttura da distruggere. Ma come osano fare questo a mamma e papà? Sì, già mi vergogno quando papà indossa i Bermuda. Puoi immaginarti adesso che è un criminale? Non potrò più mostrarmi in pubblico. Mamma, papà, ma che cosa vi hanno fatto? Ci hanno tolto tutte le energie. Usandole per creare un intero gruppo di cloni. Oh, santo cielo, sono ridotti malissimo. Cosa possiamo fare per loro? Possiamo provare col ricostituente bioidratante. Mamma, papà, indossate queste maschere. Fantastico, adesso mi sento in piena forma. Siamo contenti che vi siate ripresi. È una grande gioia rivedervi. Questa roba è una bomba, dovrei usarla anch'io dopo le partite. Megan, Lee, che cosa succede da voi? Non potremo resistere ai cloni ancora per molto. Mark, abbiamo ritrovato mamma e papà e ora stanno bene. Cercate di resistere, noi stiamo arrivando. Va bene, guarda chi si vede. Avete organizzato una riunione di famiglia? Vi siete permessi di usarci per creare dei cloni. Abbiamo una reputazione da difendere. Io sono un'agente immobiliare molto rispettata. Mi dispiace molto, ma temo proprio che la sua reputazione cambierà in modo molto radicale. E ora riprendete posto nei vostri cilindri senza fare storie. Puoi scordartelo, chi dà fastidio ai Clark ha tutta la famiglia contro. Ah!
io come farvi stare buoni. Ho parlato troppo presto, non ce la faccio a trattenerli. Non pensavo che fare la mamma fosse così divertente. Se non arrivano in fretta e rinforzi, facciamo una brutta fine. Siamo nei guai, i gemelli stanno per sferrare un attacco. Non potete andare via, non prima di aver fatto un giro sulla nostra giostra speciale. Su, coraggio, vedrete che vi divertirete un mondo. Io non sono un genio come Mark, ma direi che siamo finiti in una centrifuga gigante. Giostra speciale, centrifuga, ma che differenza fa? La forza centrifuga è troppo forte, siamo immobilizzati! Come faremo a uscire e a fermare i due gemelli? Vi ricordate come avete sconfitto i gemelli la prima volta che avete combattuto? La Upsi aveva creato diverse coppie di gemelli sperando di farne delle super spie. E fra queste c'erano Alfa e Omega. Ma i due fratelli, con un trasmettitore di onde cerebrali, li trasformarono tutti in esseri perfidi. All'ultimo istante abbiamo interrotto il controllo che avevano sugli altri gemelli. Purtroppo siamo bloccati, altrimenti potremo mettere i cloni contro i gemelli. Ehi, Tony, forse ho capito come sconfiggerli, però dobbiamo entrare nel laboratorio. Bene, meglio se ci allontaniamo dai cloni. Ok, per il momento li fermerà la bomba a effetto super incollante. Cosa è successo? Cos'è? Come si toglie questa roba? Ora cercherò di modificare il bersaglio dell'esercito dei cloni. Sbrigati prima che sia troppo tardi! Trattienili ancora qualche istante! Ci proverò, ma non è così facile! Caspita, Larry, cosa ti hanno fatto? E pensare che noi avevamo creduto che tu fossi scappato. Non ci sono dubbi, questa è proprio una riunione di famiglia. Ma adesso vi portiamo assieme a tutti gli altri per gustarvi un bel giro tondo in compagnia. Molto divertente. Ehi, no, aspetta! Molto bene, ora la famigliola è al gran completo. Bravo, ci sei riuscito, Mark! Stanno arrivando i rinforzi! Ehi, si può sapere che cosa ci fate qui? Voi avete un compito da svolgere! Rimettetevi subito al lavoro! Andate via da qui! Cosa è successo? Dove sono i gemelli? E perché la stanza gira tutta attorno? Diciamo che c'è stato un ammutinamento e ora via di qui! Ecco le spie. C'è qui anche Larry. Meno male che siete salvi. Che ne è dei gemelli? Beh, loro sono un po' meno salvi. Abbiamo creato dei cilindri speciali adatti per bloccare i loro poteri. Tutto il mondo ha un grosso debito di gratitudine con voi. No, siamo noi due che dobbiamo moltissimo ai nostri figli. Fateci uscire da qui! Non è giusto! Ve la faremo pagare cara! Senza di voi, la nostra famiglia non esisterebbe più. Scusate l'interruzione, ma dovremmo pensare alle vostre identità segrete. Beh, io trovo che una famiglia di spie sia straordinaria senza più nessun segreto. Giusto, così in futuro non dovremo più andare in missioni di nascosto. Mi sembra di riconoscerlo, questo non è il cancella memoria della UPSI. Ehi, ma che cosa ci facciamo qui? E chi sono questi strani individui? È perché indossiamo questi bizzarri costumi, siamo a una festa in maschera. Bene, il nostro problema è risolto. Su, coraggio, bambini, si è fatto tardi e domani dovete andare a scuola. Sapete cosa vi dico? A pensarci bene, li preferisco così. A chi ti stai riferendo? No, non pensarci, te lo spiegherò la prossima volta. Un'altra missione è andata a buon fine. E adesso, Larry, cerchiamo di scongelarti. Abbiamo portato a termine una missione, ma ce ne rimane ancora una. Sbarazzarci.
occuparci di quella appiccicosa di Tammy. Avete qualche supporto per riuscire a tenerla alla larga? Il primo supporto che mi viene in mente è il cancellamateria, ma credo che serva qualcosa di più forte. Secondo me dobbiamo fingere di restare impigliati nel nostro trasportatore. Quando Tammy ci salverà non si sentirà più in debito e non sarà più nostra amica. Ottima idea, mettiamoci all'opera. I miei migliori amici sono in grave pericolo. Wow, grazie mille, Tammy. Sei stata veramente in gamba. Tu ci hai salvato la vita. Certo, e ora che siamo pari non sarai più costretta a sentirti in debito verso di noi. E questo vorrebbe dire che non dobbiamo più considerarci amici per la pelle? Esatto, d'ora in avanti possiamo considerarci amici di un tempo passato. Allora in questo caso sparite dalla mia vista. Io ho cose migliori da fare che perdere del tempo con voi. Ora sì che possiamo dire la missione è compiuta.